trovati e benvenuti a Junior Chef, la rubrica settimanale culinaria dove studenti, allievi, nonché i futuri chef prepareranno dei piatti. Vedremo man mano nel corso delle varie puntate le alternative che ci proporranno, delle curiose varianti, così anche noi potremo imparare qualcosa. Il tutto capitanati da un professore che vi presenterò subito. Prima però voglio rivolgere un pensiero di solidarietà ad Amatrice, il comune italiano in provincia di Rieti che purtroppo è conosciuto in tutto il mondo per il terremoto del 2016 che ha raso al suolo questo comune, e oggi non potevamo far altro che aprire Junior Chef omaggiando Amatrice con la pasta all'amatriciana. Molti usano la cipolla, ma alcuni, soprattutto locali trasteverini, fanno rosolare l'aglio per l'amatriciana e resta un dilemma. Mi chiamo Christian, ho 17 anni, frequento il quinto in alberghiero e da grande vorrei aspirare in grande cucina. Sono Eleonora, ho 17 anni e frequento il quinto superiore di una scuola alberghiera e da grande vorrei lavorare nei più famosi ristoranti di Roma accanto a degli chef stellati. E benvenuto al professore Dino Ciccarelli, che lo vediamo subito all'opera. Quindi dicevamo l'amatriciana. Praticamente questa amatriciana viene fatta soltanto con guanciale tassativamente dotto di amatrice, come questo stiamo adoperando, pelati, o pomodoro San Marzano, vino bianco secco e pecorino di amatrice. Quindi facciamo rosolare il guanciale in una pentola. Tagliato a listarelle. A listarelle, sì, tagliato così, noi lo chiamiamo julienne, ma loro dichiarano listarelle, nel loro disciplinare. Listarelle, ho sbagliato, ho detto listelle. Le facciamo rosolare senza olio in una padella di ferro, anche se loro poi accettano il loro disciplinare qualche volta l'uso di quella là in acciaio. Una volta rosolato per bene, bagniamo con del vino bianco secco, le solleviamo dal loro olio, ci mandiamo dentro i pelati o i pomodori San Marzano e facciamo bollire al massimo di 15 minuti. Dopodiché scoliamo la pasta leggermente al dente, la mantechiamo all'interno, facciamo via la cottura e finiamo il tutto con del pecorino di amatrice e pepe. Quindi a casa sbagliamo tutti, perché veniamo da vecchie leggende che la prima amatriciana fu fatta da un cuoco romano, un tale Leonardi, che la preparò per la prima volta per Papa Pio VII. Però quello che sbagliamo sicuramente, o che sbagliano anche nei vicoli trasteverini, è l'uso della cipolla o dell'aglio, che quindi non va tassativo, non ci va. E adesso vedremo, quindi abbiamo visto gli ingredienti, il disciplinare, vedremo i ragazzi subito all'opera. Allora, vanno 350 grammi di sale, per quale motivo? In base ai litri del bollitore. Quanti litri porta il bollitore? 50 litri. Come facciamo a saperlo? Perché il bollitore della misura gastronomica, di conseguenza è da 42 a 50 litri. 7 grammi per litro sono? 350. Ok, se invece facciamo solo una cottura? Sale un po' più. Se noi facciamo più cotture, 7 grammi. Se facciamo solo una cottura, per esempio cuociamo degli spinaci e poi l'acqua la mandiamo via, 10 grammi. Quindi quando la adoperiamo come bollitore, una cottura, 10 grammi per litro. Quando la adoperiamo come cuoci pasta e quindi fa più cottura, quindi la pasta che c'è del sale dentro lo lascia nell'acqua, andiamo a 7 grammi, ok? A questo punto dobbiamo cominciare a fare la matriciana. La ricetta la conoscete, ve l'ho appena riepilogata. Entrambi al quinto anno, come abbiamo visto nelle loro presentazioni, al quinto anno dell'istituto alberghiero, ma tipo questa pasta alla matriciana, quando è che l'avete studiata? Quando avviene la vera e propria spiegazione, poi messa in pratica, perché avete le ore di cucina, quando avviene? Iniziamo a fare pratica nel terzo anno, e in genere questi piatti tipici iniziano a studiare diverso il quarto anno, quando non si riusciva.
dall'anno scorso si concentra proprio lo studio, inizia sui piatti tipici. Ma Cristian, c'è qualche piatto che preferisci o dove hai problemi? Allora, il mio piatto preferito è la carbonara e diciamo che nella carbonara riesce bene. E l'importante nella carbonara è la cremina che si va a fermare, mi raccomando non cuocere l'uovo. E i piatti in cui non riesco, diciamo che la casa e pepe è quella un po' più difficile. E Eleonora, in questo, nello specifico, stiamo rispettando la ricetta originale naturalmente, ma hai qualche problema? No, in particolare no, bisogna stare attenti a non far cuocere troppo il sugo, perché appunto cosa ti bruciato. E l'importante è farlo cuocere per circa un quarto d'ora. Quindi ecco, anche a casa, attenti, per circa un quarto d'ora, attenzione se no sa subito di bruciato. E i primi comunque li preferisci o preferisci più i secondi? No, i primi. I primi. Professore, la lezione anche a scuola si svolge più o meno così. Voi li seguite, adesso ci eravamo tanto raccomandati, soprattutto Eleonora ha raccomandato di stare attenti che si potrebbe bruciare il sugo, certo, ma adesso avevano il fuoco come? Troppo alto, Però dai, comunque non è male. Su, ma ce la facciamo. Come procedono, cos'è che stanno sbagliando? Che ancora non vanno a girare la pasta. È quello che vogliamo sapere e suggerire anche a casa. Vogliamo gli errori da non pasta fare. Prima che si incolla tutta. Quindi poi avremo la versione fatta dai due diversi ragazzi. Vi ricordo sulla pagina Facebook di Canale 88, che sulla pagina Facebook è Roma Capitale TV, potrete votare il piatto e vedremo poi la differenza e come esce il risultato finale, perché il futuro chef che riceverà più voti alla fine del format avrà un premio. Mi chiamo Filippo Rossi, frequento il quinto alberghiero e da grande vorrei aprire un ristorante. Ciao, sono Mariana Costantini, frequento il quinto I e da grande vorrei fare la cuoca. Le prime soprattutto che hanno assaggiato e ci diranno un loro parere, se c'è qualcosa che non va anche il professore ci dirà come hanno eseguito i ragazzi, le differenze, se c'è qualcosa che andava corretto. Secondo me il sale va bene. No, il sale va bene tutto quanto, è proprio tipo il sapore della pasta. Cioè no, ti senti pure che il buon sale quando la mangio. Forse avrò preso una parte senza abbastanza sugo, abbastanza. No, secondo me può andare bene. Ecco, il professore si unisce al gruppo. Vedi, questa rispetto a quell'altra è molto più asciutta, vedete? Della degustazione. Questa adesso è la parte di Cristian, ricordiamo che poi dovete votare anche sulla pagina Facebook Roma Capitale TV. Allora, di là dicevano che c'era un po' di mancanza, quasi di gusto. Professore invece qua che ha detto che è leggermente più asciutta quella di Cristian. Ha messo meno sugo o ha messo troppa pasta relativa al sugo. È leggermente più asciutta. Ora cambiatevi. Allora. Leggermente più asciutta. Adesso si invertono negli assaggiatevi assaggi. L'altra. Cottura della pasta giusta, quantità tra sugo e pasta direi esatta. Questa qua c'è più crema, però a me di sapore invece più con l'altra. Quindi quella c'ha più corpo, questa c'ha più crema. Cioè di sapore questa. A me piace più quest'altra. Perfetto. Giudizio. I voti? A voti? Vabbè dai, qual è il migliore? Direi dai. Migliore questa, raccontando il tutto, tra mantecatura, dosi tra sugo e pasta e cottura della pasta. Migliore Eleonora di. Per voi due, per sì, voi? Anche per me. A me è piaciuta più l'altra. Per quello che certo è questa è un po' più cremosa, quella è un po' più asciutta. Allora questa qua è come la senti in bocca, è diversa da quella di Eleonora. Cioè molto diversa da quella di Eleonora quando la senti in bocca. Non è male, però quella di Eleonora con cremosità è molto meglio.
Sì, infatti, cioè, è più asciutta come pasta, però comunque io personalmente riesco a sentire più magari il pepe. Anche io. Preferisco più questa, però comunque quell'altra invece era più cremosa, più mantecata, ecco. La mantecazione è meglio quell'altra, ovviamente, però anche questa è molto buona di sapore. Quella della Leonora, perché è mantecata meglio, c'è più quantità di pecorino regolare, la cottura sono quasi uguali, danno scolo la pasta quasi simultaneamente, e anche la presentazione è nettamente superiore, perché la porzione si vede meglio, sta guarnita meglio. Io dico Eleonora con la matrice. Quindi abbiamo visto come un piatto può essere fatto ed esce fuori in diverse maniere. Intanto grazie per essere stati con noi, vi diamo appuntamento alla prossima puntata con Junior Chef. Ricordate di votare sulla pagina Facebook Roma Capitale TV, perché il piatto, il futuro chef che riceverà più voti, riceverà un premio finale alla fine del format. Grazie e arrivederci. Arrivederci.